Ciao e bentornati sul mio canale. Oggi vi propongo questo trucco che è smokey sul marrone e che in tante mi avete richiesto, particolarmente una di voi che si chiama su YouTube Nubi Vagant, infatti le dedicherò a questo video. Mi aveva chiesto un video ispirato alla modella rumena Madalina Ghenea. Lei è molto molto bella e sexy, utilizza sempre questi smokey eye soprattutto nei toni del marrone. Ho usato pochi prodotti, vi lascio al trucco. Inizio applicando il fondotinta della Estée Lauder Double Wear, che sto provando da una settimana circa. Mi piace tantissimo perché ha un'ottima coprenza e consistenza. Lo applico con un pennello duo fibre, questo è il 130 della MAC, e dopo aver coperto le vergogne vado ad applicare il correttore. Questo è quello della MAC Studio Finish Concealer nel numero NW25. Passo agli occhi, piego le ciglia con il mio piegaciglia Shuimura e le vado a usare come primer occhi il Soft Ochre della MAC Paint Pot. Lo applico con il pennello della Real Techniques Deluxe Crease Brush sopra e sotto. Adesso passiamo alle sopracciglia, che vado a pettinare e a colorare con il Fluid Line della MAC nel colore Deep Down, e mi aiuto con un pennello angolato, questo è il 266, sempre della MAC. Sto portando una forma alquanto allungata verso l'esterno ultimamente, che mi apre di più lo sguardo. E una volta finito di applicare il prodotto vado a pettinare tutto all'insù e passiamo all'ombretto. Utilizzo un marrone caldo perlato con un 217 della MAC. Il colore di questo ombretto si chiama Antiqued, molto molto bello, caldo e riflessato. Lo applico su tutta la palpebra mobile, sfumandolo, allungandolo verso l'esterno, perché l'ombretto di Madalina Ghenea è sempre allungato. Poi prendo un marrone caldo, sempre però opaco, questo è Swiss Chocolate della MAC, e lo vado a lavorare nella piega. Parto dalla parte esterna e lo sfumo verso l'interno, molto molto leggermente. Con un pennello pulito vado a sfumare il tutto. Poi prendo un ombretto nero opaco, questo è quello della palette Naked 2 della Urban Decay, lo applico solamente alla fine dell'occhio, all'angolo esterno, e lo sfumo con il pennello pulito da sfumatura. Adesso con un correttore chiaro, questo è l'NC20 della MAC, vado a definire le sopracciglia e a creare un punto luce opaco. Quindi applico il correttore con un pennello d'eyeliner piatto e poi lo sfumo con il pennello da sfumatura. Adesso passo alla matita, utilizzo una matita Kajal nero intenso, questa è Feline della MAC, nella rima interna dell'occhio, inferiore e superiore. La applico anche al di sopra dell'occhio, all'attaccatura delle ciglia, e poi per sfumarla vado ad applicare l'ombretto nero opaco che ho utilizzato nella piega all'esterno. Quindi con un pennellino angolato sfumo la matita e vado a fare una codina verso l'esterno all'insù, che ci va ad allungare l'occhio per dare questo effetto d'occhio di gatto. Allungo anche leggermente l'angolo interno e adesso prendo sempre il marrone opaco che ho utilizzato nella piega e lo applico al di sotto dell'occhio. Sempre dalla palette Naked 2 della Urban Decay prendo questo colore Chopper e lo utilizzo come illuminante nell'angolo interno dell'occhio. Adesso come mascara il mio fantastico e adorato Pupa Bump su ciglia superiori e inferiori. Come cipria utilizzo la Studio Fix Powder della MAC nel numero NC25 di questo bel colore olivastro. La applico molto leggermente perché è una cipria super super coprente, non voglio l'effetto maschera. E adesso passiamo al contouring della mia palette della Sleek. Prendo il marrone opaco e inizio a scolpire le guance. Dopo aver dato la forma alle guance, prendo l'altro marrone perlato e vado a dare un po' di colore alla parte alta delle guance e ai contorni della fronte. Adesso prendo un blush aranciato e lo applico al centro delle guance, questo è di una palette della Sleek,
e lo sfumo ben bene. Come illuminante utilizzo il mio anche preferito Soft and Gentle, adorato da sempre. Lo applico sulla parte alta delle guance, al centro del naso, e andiamo a fare anche un po' di contouring al naso per assottigliarlo. Ecco l'illuminante sulla punta del naso e lo andiamo a sfumare verso l'alto. Sulle labbra applico la matita della MAC Boldly Bare, un bellissimo color pesca molto molto naturale. E come rossetto applico il Long Lasting Liquid Lipstick della Wycon nel colore 28 Mandorla. Sono le loro tinte super fantastiche che sto adorando ultimamente. Ne ho comprato già di 4 colori. Vi farò una haul presto dei miei acquisti da Wycon e sono super super consigliate. A trucco finito vado a sistemare tutto con uno spray fissante e questo è il risultato. Se il video vi è piaciuto, datemi un like, iscrivetevi al mio canale se non lo siete già e grazie per aver guardato, ci vediamo al prossimo video, un bacio!